tutti e benvenuti nel mio canale Anna Luce Mamma che Trucco. Oggi video prodotti terminati home, quindi casa, del mese di febbraio, perché stranamente sono riuscita a mettervi da parte qualcosina, marito permettendo, qualche cosina lo sono andata a recuperare, perché nonostante anche proprio il disegnino io gli faccia non buttare le cose che devo fare il video, da qua entra e da qua esce. Va bene, certi uomini sono così, mi illudo che non siano tutti così, mi illudo che con i miei figli posso lasciare dei buoni insegnamenti, posso dare dei buoni insegnamenti, speriamo sia così. Allora, il mio mussone è bello pieno dei prodotti terminati e andiamo avanti. Siccome ne avevo tanti, questo mese separerò i prodotti home dai prodotti casa, parliamo come mangiamo, dai prodotti skin care, che sono di meno ovviamente, sto facendo un po' la cattiva perché la sera ho pochissimo tempo, quindi così, non so perché ho messo qui le salviette e i pannolini, va bene. Allora ragazzi, i pannolini vado veloce perché ormai sono quelli, pacco doppio, pacco singolo, li prendo sempre in offerta, in genere trovo questo pacco o a 9 euro e qualcosa, o adesso li trovate al Deco, supermercato Deco, a 8,49 euro il pacco doppio. Pampers e Baby Dry, io prendo la quarta misura e utilizzo sempre, 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 sempre questi. E questo qua della Hello Baby, dell'Eurospin, che ho conosciuto grazie a Simona di Beauty Passion. Ciao Simona, un bacione. E sono spettacolari. Non mi azzardo più a provare altri marchi, perché con uno fece un grandissimo danno, con quelli della CAM, che si fece proprio un eritema esagerato, e con altri lui mi sta facendo delle cacche assurde, quindi sinceramente con loro vado sul sicuro, non ho il tempo, non ho la voglia di provare, girare, vedere, e vado di loro sinceramente. Va bene così. Poi, finito un semplicissimo pacco di Farmacotone, questo era il la Lovatta, che noi utilizziamo un po' per tutto, niente di che, cioè io quella che trovo, soprattutto se la trovo in offerta, la prendo quando sta per finire e pace amen. Cioè, sinceramente, non la uso così frequentemente, un pacco mi dura tantissimo, quindi non vi so dire le differenze fra una e l'altra, e va bene così, soprattutto se si usa per fare le siringhe, non vi so dire il fondoschiena. Finiti questo pacco Mana salviettine, erano 72 salviettine con 99% di ingredienti di origine naturali, con Hydra Milk, esclusivo mix di latte vegetali biologici. Non mi è piaciuto il profumo, non mi è piaciuta la consistenza, non mi è piaciuta la dimensione della salviettina, che era proprio sottilissima e piccola, quindi sinceramente non le ricomprerò e ve le sconsiglio. Le migliori per me sono sempre le Fresh and Clean gialle. Ovviamente io non parlo di rapporto qualità prezzo, sì, non sono particolarmente costose, se le comprate senza questa parte in plastica qui davanti le pagate il pacco grande anche un euro, però per me, io quando si tratta dei miei figli vado più alla qualità che al prezzo, siccome poi di salviettine non ne uso tante, sinceramente compro quelle che reputo migliori, o a volte per cambiare, per provare, ma non sto lì a fare le differenze con gli euro, i centesimi, no, questo no, perché sinceramente per loro cerco di comprare il meglio. Poi finito un bio, anzi no, in realtà questi sono forse di 2 mesi, perché in genere uno lo faccio fuori in un mese, ma qui ne ho fatti fuori 2, hanno il tappo diverso ma sono la stessa cosa. Disinfetta la bianca il bucato, presidio medico chirurgico, come mi disse giustamente una di voi, non hanno un reale potere disinfettante se non c'è questa dicitura presidio medico chirurgico con la croce. Ottimi, io lo utilizzo ogni bucato, anche e soprattutto quello del baby, io ci lavo il camice che utilizzo in ospedale, li utilizzo tanto, ma tanto tanto tanto. Poi no, evidentemente ho fatto male i calcoli, perché questo mese forse qualcuno mi stava per terminare dal mese successivo, non lo so,
ne ho utilizzati ben 3. Poi ovviamente dipende, il piccolo sporca tanto, io ogni volta che lo porto al nido, poi torno, lo cambio e ovviamente la tutina la lavo, anche se proprio non è sporca, la lavo comunque. Visto e considerato il mala tempora currunt, di conseguenza, questo, allora io questo qua ne utilizzo 2, o questo o il Blue Light per capi scuri, e ce ne ho sempre, sempre, sempre un in uso. Quando faccio la lavatrice dei capi scuri, in particolare neri e blu, anche marroni, utilizzo lui perché da quando utilizzo i capi specifici per gli scuri non mi si fanno le striature sui pantaloni. Sarà una coincidenza, sarà quello che volete voi, io mi trovo bene. In genere prendo questo bottiglione da 3 litri e alterno il Perlana e il Blue Light in base a quelli che trovo in offerta. Non vado troppo su tante cose, perché poi giustamente io ne prendo uno e questo mi dura più di un mese, probabilmente intorno ai 2 mesi, e va bene così se non di più, perché capi scuri ne sono di meno rispetto ai chiari e io lo utilizzo solo per i capi scuri, quindi sta sempre lì. Quando faccio la lavatrice degli scuri metto un tappino di questo e dura tanto, sicuramente più di un mese, 2, qualche volta anche 3 mesi, ripeto, dipende. Poi Peschiamo Random mi è piaciuto tantissimo, ragazze, è una cosa spettacolare. Io l'ho sostituito a uno dei miei mai più senza, che è la mucchina, perché prima di tutto c'era scritto presidio medico chirurgico, ha un profumo buonissimo che mi piace tantissimo, dice con vere essenze di limone, di pulito, non è quel limone brutto, quel limone prepotente, chimico che hanno alcuni detersivi. Lo utilizzo anche per il seggiolone, sgrassa bene. Certe volte ci ho fatto anche un primo step con i bodini, l'ho spruzzato, li ho sciacquati bene e poi li ho buttati in lavatrice per disinfettare quando mio figlio fa quelle cacche immense, che voglio disinfettare un po' di più i bodini. Poi ovviamente li lavo bene con il bioformo, il blu, e comunque col detersivo. Sono 650 ml, costa intorno ai 2 euro, ma mi piace tantissimo. Adesso Citrosil c'è tutta la linea, anche il disinfettante mani, io ho anche quello che si spruzza, e sicuramente prenderò anche quello pavimenti da alternare all'isoform, perché praticamente io per i pavimenti non amo i detersivi, nel senso che non amo mettere l'acqua con il detersivo dentro. In genere prendo l'oro e lo spruzzo sulla pezza. Ma una persona che mi sta aiutando una volta a settimana utilizza quest'altro metodo, quindi io l'ho deciso che prenderò o l'isofor o il Citrosil, che comunque sono realmente disinfettanti col presidio medico chirurgico, e quindi per terra va quello necessariamente. Comunque questo ve lo consiglio, e lo preferisco alla mucchina perché la mucchina ha un getto che va quasi in mousse, che non mi piace. Invece questo ha un getto bello diffuso, bello comodo, mi copre tutto, e trovo che effettivamente sia anche buono per la cucina. Io non ho il piano in acciaio, ce l'ho in vetroceramica, e lo lascia bello lucido lucido, insomma mi piace un po' per tutto, con uno ci fate un po' di tutto, quindi ha sostituito per sempre, credo, la mucchina, ed è uno dei miei mai più senza. Infatti ce n'è già un altro sotto al mobile e un altro in attesa di essere aperto. Io purtroppo per mancanza di spazio non potrò fare più le scorte come le facevo una volta, però di questi qui, che sono sicura che io utilizzo e che sfrutto tanto, almeno uno di riserva cercherò di averlo sempre. Poi, terminato questo coccolino XXL, questa è la fragranza aria di primavera, 80 lavaggi, è liquidissimo, mi piace tanto. Il profumo si rimane, ma non permane particolarmente sui capi, ma nel senso che si sente anche un po', ma non è troppo forte, quindi mi piace. E mi piace proprio questa aria di primavera, questo colore qui blu, e è un mio must have, diciamo così, lo compro e lo ricompro, soprattutto quando li trovo in offerta, perché
io vado girando per le offerte, visto che se ne consumano davvero tanti. Un altro che a ruota compro ed è uno dei miei sempre preferiti, si può dire la classifica è Cocco, Coccolino, questo qui blu e Felce Azzurra. Felce Azzurra è un classicone, pura freschezza, buonissimo, io lo adoro, ma proprio la versione classica, però devo dire la verità. Non è molto persistente sui tessuti, ma io a lungo andare non è che poi sento tutti questi profumi di ammorbidente, vi devo dire la verità, alla fine più o meno hanno tutti la stessa persistenza. Il che da un lato non è un male, perché soprattutto con il bambino così non ho problemi. Un altro must have che io compro sempre, soprattutto in offerta, quando li trovo ne faccio scorta, sono questi qua sole, il classico, questo qua rosa. 1 litro, questo è per i delicati. A volte lo uso per il panno dei bambini, a volte lo uso per la lana, altre volte per le cose che lavo a mano. Dice con balsamo ammorbidente, quindi c'è anche un po' di ammorbidente all'interno. Insomma, mi ci trovo bene e questo qui non cambia, cioè, nel senso, ne troverete sempre uno. Magari non tutti i mesi perché lo utilizzo, ripeto, solo per particolari capi delicati, ma. È lui, non lo cambio. Ne ho provati altri, non mi sono piaciuti e quindi non lo cambio. Questo ovviamente lo compravo quando il piccolino era piccolo piccolo, adesso ha 9 mesi, va al nido, utilizzo il bioforme, i detersivi normali, perché sinceramente non ho notato grande differenza, grande delicatezza, e questo coso per 1 litro costa un botto, cioè costa intorno ai 5 euro, 4 e qualcosa, sinceramente per me è solo una fregatura, detersivo è quello, detersivo è questo, se proprio devo prenderne uno delicati, per 1 litro prendo il sole e pace amen, non utilizzo meno, cioè voglio dire, poi. Una contenzione di cotton fioc, questa era vecchissima, noi lo utilizziamo con moderazione, lo utilizzo anche quando mi trucco. In genere adesso compro quelli del Lidl perché mi piacciono le scatoline che fa fuori, mi piacciono la consistenza, mi piace il prezzo, mi piace tutto. Ora, non mi è piaciuto per niente questo Win Spiatti, o meglio, io ho preso la ricarica e l'ho messo in un dosatore che avevo. Ora, sicuramente questo è 1 litro, l'ho pagato intorno a 1 euro e qualcosa in super offertissimo, ho detto proviamolo, con lime e fiori di mela. Allora, ipoallergenico. Allora, ragazzi, vale come 2 litri, è concentrato, lava benissimo, sgrassa benissimo, ne serve davvero poco, ma io non lo ricomprerò perché mi sta distruggendo le mani. Io lavo spesso cose a mano, soprattutto le cose del bambino, le lavo, poi le metto nello sterilizzatore a vapore, ma è una cosa, c'ho le mani così secche, così aride, così brutte, non le avevo da un po'. Ed è stato lui, perché non ho cambiato niente nella mia routine, ho solo introdotto lui. Siccome io lavo spesso i piatti, ad esempio i bicchieri non li metto in lavastoviglie perché ho comprato i bicchieri nuovi e non voglio che si opacizzino perché sono del latun, in completo con i piatti e non mi va che si rovinino. Come altre cose, io tipo le bottiglie mi servono subito, quindi io le lavo a mano, i cucchiaini del bambino, le cose più che so che magari devo riutilizzare, che io la lavastoviglie la faccio andare la sera. Per cui alcune cose che so che mi servono durante il corso della giornata me le lavo a mano. Tipo il bicchierino, sto utilizzando i bicchierini in vetro dell'atum per il caffè, quello me lo lavo a mano perché so che in lavastoviglie prima o poi tende un po' a opacizzare, a rovinarsi. Però questo io lo trovo veramente, veramente aggressivo per le mani. Se avete come me problemi di mani delicate, ve lo sconsiglio. O se lo utilizzate, state attenti a mettere i guanti. Io spesso non ho il tempo perché c'è il bimbo che mi reclama, quindi sciacquo una cosa, la lavo in velocità e via. Però per chi ha la possibilità, se lo volete provare, mettete i guanti perché le mani ve le distrugge. Io ho le mani particolarmente sensibilizzate, nel senso che sto sempre con le mani nell'acqua tra bambino e servizi, però vi dico che non è delicato per niente. Poi, 2 di Dixan, perché avevo preso il pacco da 4 in offerta, ma non mi è piaciuto, non mi è piaciuta la profumazione, non mi è piaciuto come lava, non sbacchia niente.
a mio avviso non lava più di tanto, dice prodotti in Italia, ma non mi è piaciuto, erano 950 ml l'uno, non ve lo consiglio, io personalmente non lo ricomprerò. 10.000 volte meglio l'omino bianco o il classico d'ascia. Poi, altra cosa che non manca mai a casa mia è lo sgrassatore Chantecler. Questo adesso si è trovato quello disinfettante, ma con presidio medico chirurgico, ma fondamentalmente, ragazzi, come sgrassa questo? Le macchie, i panni, qualsiasi cosa. Io ultimamente mi scoccio un po' di presentare ogni volta i bodini sporchi della supercacca di mio figlio, quindi cosa faccio? Metto un poco di questo nella vaschetta del detersivo della lavatrice e butto tutto. Mi funziona da Dio. Cioè, io prima buttavo a comprare 7, 8, 10 euro tutti quegli smacchiatori, infatti ne ho ancora alcuni da terminare della Vanish, e non mi smacchiavano. Cioè, uno smacchiatore che serve a quello non mi smacchiava come quando butto questo in lavatrice o proprio direttamente sulla macchia. Quindi, sinceramente, compro lui che mi va bene per tutto e pace amen. Cioè, a un certo punto uno deve anche misurarsi e capire. Questo, ragazzi, non ve lo mando a dire, una volta o al mese e mezzo c'è lui nei miei terminati. Di questo ne ho sempre 3 o 4 in scorta perché non ne posso fare a meno. Allora, ragazzi, che cos'è? Ace Spray Mousse. Io lo compro in offerta quando più o meno lo trovo a 1,60 euro. Sgrassa, igienizza, rimuove, addirittura va bene anche per la muffa e per le macchie sui panni, ma se sono bianchi, perché se no c'è la candeggina dentro. Allora, ragazzi, questo detersivo ha una formulazione particolare. Lo dovete lasciare agire. Io ho visto un po' di video in giro di casalinghe disperate perché cercavo qualche consiglio per trovare la mia routine per i servizi, perché col secondo non riuscivo a trovare pace. Quindi, insomma, ho preso un po' di suggerimenti in giro e li ho applicati. Questo detersivo, questo sgrassatore, ha un suo una sua modalità d'uso. Non dovete spruzzarlo e poi pulire, perché il suo senso non è quello, non serve a niente se lo utilizzate così. Lo dovete spruzzare, lui fa una mousse e quando la mousse si scioglie dovrebbe andare via la macchia o tutto al più potete pulire la superficie. Non ha il senso se lo spruzzate e poi subito passate, a mio avviso non igienizza nemmeno, perché se non gli date il tempo di agire o di sgrassare o di togliere la macchia. Io lo utilizzo, sono 650 ml e io lo utilizzo per il lavandino perché non ce l'ho in acciaio, ma ce l'ho in quella resina particolare. Io lo spruzzo e senza fatica, senza niente. Lui quando si scioglie mi lascia il lavandino perfettamente pulito. Io non passo tutto il più, apro la fontana dopo e sciacquo un pochettino, ma non passo ulteriormente. Questo è il senso di questo sgrassatore. Se voi volete utilizzare uno sgrassatore per poi passare quella pezza, vi consiglio altro, perché è fatto così. Cioè, poi per l'amor di Dio, ognuno spende soldi in quello che vuole e ognuno si organizza come preferisce. Ma io vi dico che ha senso così. Provate perché funziona davvero. Cioè, se voi avete una macchia persistente, lui la toglie. Ovviamente, attenzione perché contiene candeggina, quindi sui capi colorati o su qualcosa che si può sbiadire, sbiadisce. Poi, terminato un altro pacchettino di Hello Body, questo qui 20 pezzi, Hello Baby che compro da Eurospin, questi li pago intorno ai 3 euro e qualcosa per 20 pannolini. Poi, terminato questo profumatore rosa e fico della Crespi, che avevo da una vita, probabilmente da quando mi sono sposata, che l'avevo un pochettino e l'ho messo nel ripostiglio e ancora profuma. Allora, profuma bene, però sinceramente per quello che costa, no? Tipo 500 ml, in offerta io lo pagavo intorno ai 15 euro in offerta, ma a prezzo pieno è inavvicinabile, quindi non ve lo consiglio. Altro pacchettino di Cotton Fioc, io spesso cosa facevo? Li compravo e poi li rimpinguavo qua dentro, però si è fatto vecchio, si è rotto e quindi questi sono quelli classici della Johnson, ma vi ripeto, mi sto trovando benissimo con quelli del Lidl e quelli li comprerò.
Poi il mio amatissimo, amatissimo, amatissimo Ace, alla fine ragazzi, è il migliore. Tra i tanti è il migliore, il classico è il profumo di pulito, non è un profumo invasivo, quindi si sposa bene con qualsiasi ammorbidente voi ci volete aggiungere, efficace, lava bene, il classico è il classico. Non lo cambierò più. Poi, terminato questo profumatore casa della Feccia Azzurra, che io compro sempre in offerta a 99 centesimi, per utilizzarlo nel ripostiglio, perché nel ripostiglio noi abbiamo le scarpiere e quindi vi lascio immaginare in che odore si crea. Però siccome io ho un ripostiglio molto grande, c'ho di tutto all'interno, quindi lo utilizzo spesso, entro ed esco, cercavo un profumo gradevole, più che altro il coraggio per entrare, quindi ci devo tenere fisso un profumatore, perché è quello che è. Mi ha detto quelle scarpe puzzano, vabbè, non parliamo dei mariti perché sta fuori, mi sente, rompe. Ok, ovviamente sta di là, col bimbo piccolo. Maxi dischetti in cotone della Sien, ogni mese, lo sapete, ce n'è uno, 70 dischetti, io lo utilizzo per il tonico e qualche volta per struccarmi, dipende da come mi voglio struccare. Io utilizzo questi della Sien, non li cambierò più perché sinceramente non vado in giro per cercare dischetti in offerta. 70 dischetti, 1,09 euro, sono ottimi, per cui vado di loro e pace amen. Ah, un'altra cosa che vi consiglio, non so perché ho qua, ormai ho qua e pace amen, sono quest'amido di riso per il mio cucciolo. Quando faccio il bagno e vedo che ha la pelle arrossata o magari c'ha qualche macchiolina o qualche puntino rosso, adesso lo sto svezzando, quindi magari qualcosa da mangiare, io li utilizzo, li metto in una bustina nell'acqua, non sempre, perché a me piace cambiare, siccome ho una pelle molto molto delicata, io utilizzo una volta il detergente, una volta questo, e alterno, e ci compro quello specifico per bambini, perché non lo so, mi dà più sicurezza. In particolare questa marca Fiocchi di Riso, che a mio avviso è molto molto valida. Questo è proprio un pacchettino che vende con tutte queste bustine, mi pare ce ne siano 8 o 10, e a me sinceramente piace. Poi ovviamente alterno anche questo, alterno le marche, alterno tutto, perché ho paura che magari becco il prodotto non buono e gli può far male, o che la pelle si abitui, quindi pace amen. Poi spugne, io utilizzo queste qua per il mio piccolino, le spugne del Mar Mediterraneo, che compro da Claudia. Ciao Claudia, un bacione se mi stai seguendo, la bioprofumeria dove vado a spendere io. Ci sono da 7 da 10 cm, finalmente ho capito che la mia misura è 10 cm. Ripeto, io non amo pulirlo con le salviette, quando sto a casa io lo lavo sempre, pipì, cacca, lo lavo sempre. Quando ho fatto pipì metto la spugnetta sotto l'acqua, senza detersivo, senza niente, detersivo, senza bagno schiuma, senza niente, lo sciacquo, lo rinfresco e poi lo asciugo ovviamente e chiudo. Quando ho fatto cacca magari ci metto un po' di bagno schiuma, ma queste sono super delicate, ve le consiglio per i vostri baby. Poi. Sono qui saponetta della Sien, classica al miele. Mi piace la profumazione, mi piace la saponetta, mi piace come pulisce. Io ci pulisco i pennelli, quindi ogni paio di mesi più o meno vedete una saponetta, perché durano tanto. Finito, ce l'ho qui, un pacco di salviette acqua alle rose Roberts, sono i migliori, in particolar modo queste rosa sensitive. Dentro ci sono quante salviette, non imparerò mai, eppure io utilizzo sempre solo queste, 6 mesi di Pau, ma a me non durano 6 mesi. Dentro ci saranno un nostro scritto. Non so scritto, vabbè, comunque un 20-25 salviette di suoi occhi, ottime, e a me piacciono tantissimo, e sono le uniche che quando sono in velocità, in emergenza, utilizzo anche per il viso, le uniche, non mi trovo con nessune altre, e quindi alla fine le utilizzo per, ne ho diverse in scorta, piuttosto che comprare le salviette
per il viso per emergenza o per il vanity table, quindi comprarne altre, visto che noi, questa è un po' in scorta, perché trovare una buona offerta di 1 euro tipo 80 da acqua e sapone, quando poi in offerta le pago 1,99 euro, quindi ne ho presi svariate, adesso ce le ho e le sto utilizzando anche sul mio vanity table, perché sinceramente non vado appositamente a comprarne altre e magari faccio seccare queste, quindi le sto utilizzando. So, come vi ho detto, dando fondo alle scorte perché ho problemi di spazio. Poi, no, il dolcissimo in fondo ve lo lascio per ultimo. Un'altra ammorbidente feccia azzurra che io compro in offerta da questo sapone quando li metto a 1,99 euro. Questo è 600 ml. Il feccia azzurra classico è un classicone, ci sta sempre, sempre. E infine, anzi, quasi alla fine, il penultimo è il Dove, detergente cremoso di bellezza. Non mi è piaciuto, non ve lo consiglio. L'ho trovato in offerta a 99 centesimi, sono 250 ml, mi serviva, l'ho utilizzato, ma non serve a niente. Mi dà l'impressione che non lavi bene le mani, non ho la sensazione di mani pulite, belle e nemmeno idratate. Cioè, a mio avviso non fa nulla. Di conseguenza non lo ricomprerò, né idrata, né ammorbidisce, né come se non mi pulisse, non mi piace, quindi non ricomprerò e non ve lo consiglio. Io mi ricordavo che una volta era diverso, non so perché adesso hanno fatto il 99% di formula biodegradabile, l'hanno cambiato e l'hanno peggiorato a mio avviso. Comunque va bene così. Poi, dulcis in fondo, ultimi prodottini. Il mio sacco è bello che vuoto. Gli faccio una domanda e qui mi soffermo un minuto in più perché sono stata abbastanza veloce. Allora, mo' abituata con i terminati a prendere il ritmo e andare veloce, sono stata bella che veloce. Allora, ragazzi, voi lo sapete che si deve pulire anche la lavatrice? No, perché io non lo sapevo. Sempre grazie a YouTube scopro ogni giorno nuove cose. Vidi un video su come pulire la macchinetta del caffè e ci provai. L'ho rotta, ovviamente, perché poi queste cose sono cose particolari, cioè nel senso ogni macchinetta è diversa. Io vidi come faceva la persona nel video, tentai di farlo anch'io. Fortunatamente ero incomodato d'uso. Il signore mi guardò e disse: signora, ma queste cose fatele fare a noi, ci chiamate, la puliamo noi. Vabbè, mi era venuto lo schiribizzo. Siccome la lavatrice è vecchia, invece, volevo veramente farla fuori, ci ho provato, quindi ho comprato il cura lavastoviglie e della sole. E devo dire la verità, mi è piaciuto, ne ho fatti due, uno dopo l'altro, perché diceva, cioè, se non lo si fa da tanto tempo, io in 10 anni non l'avevo mai fatto, meglio utilizzare due di questi, uno dopo l'altro. Effettivamente la vaschetta era molto sporca e anche dentro era molto sporco. L'ho pulito, sfortunatamente non si è rotta. Quindi ecco, ve lo consiglio, nel senso che effettivamente pulisce. Io poi ho pulito anche l'oblò, ho pulito anche intorno quella parte grigia, gommosa, tutto intorno. Là ad esempio non c'era tanto sporco, però ci cioè, ho fatto fare anche due lavaggi di questo, quindi si era bella che pulita. Cioè filtro, tubi, oblò e cestello. Quella parte gommosa intorno all'oblò, no, l'ho comunque pulita io, che poi tutto sommato, cioè devo dire, uno sporco eccessivo per 10 anni che non l'ho mai pulita non c'era, però mi mancava questa cultura del si deve lavare anche la lavatrice. Alla lavastoviglie sì, facevo una volta al mese quel lavaggio col cura lavastoviglie, ma la lavatrice non lo sapevo. Quindi adesso ce n'è un'altra in attesa da fare il mese prossimo, in realtà poi è questo mese marzo, e penso che una volta al mese farò un passaggio con uno di questi, cioè alla fine un lavaggio in più, quindi non costa nulla. Magari riesco a tenerla più pulita, più sistemata e non che mi producesse cattivi odori o altro, niente, però. Vedevo tutti fare questo lavaggio della lavatrice, dicevo, ma devo rimanere io zozza nell'ignoranza di non aver mai lavato la lavatrice? Facciamo anche questa esperienza. Non
ripeto, non ho trovato questa poi grande differenza, perché sì, il cassetto del detersivo era sporco, l'oblò, quella parte di gomma sì, però non sentivo puzza, non sentivo, il filtro non era otturato, tutta questa grande differenza l'ho vista, è una cosa fondamentalmente mentale, che adesso nella mia lavatrice non c'è un pochettino di sporco, nemmeno nel cassetto. Però non lo so, penso che lo continuerò a fare per mantenerla pulita, perché giustamente pensandoci là comunque ci lavo i panni del piccolino, dei bimbi, e quindi uno lava con l'acqua e il sapone dovrebbe già lavare bene, però magari ecco, qua dice che addirittura filtro, tubi, cestello, si mantiene tutto pulito. Il cestello era lucido prima ed è lucido dopo, e attenzione, ripeto, però adesso si usa così e sto sperimentando, perché, ripeto, ho trovato la mia routine un po' con servizi bimbi e pulizia, e quindi niente. Queste, voi sapete quali sono i miei prodotti must have, la mucchina sostituita adesso per sempre dal Citrosil, Ace Spray Mousse, Dash, i classici, canonici e il bioformo come non ci fosse un domani. Detto questo, io vi saluto, ringrazio come sempre tutti i nuovi iscritti, lo sapete che non mi piace dare mai nulla per scontato, e ovviamente se state vedendo questo video per la prima volta e vi va di sostenermi, iscrivetevi al mio canale. Un bacione e al prossimo video. Ciao!